Il parco di Via del Canale della Lingua Nuova Palocco potrebbe essere migliorato. A chiederlo sono gli stessi fruitori dell'area verde che vorrebbero dall'amministrazione del decimo municipio una serie di migliorie e maggiori accortezze. Le panchine, ad esempio, sono poche e ormai deteriorate. I resti delle potature degli alberi rimasti a terra sono un pericolo soprattutto per bambini e animali. La fontanella non è funzionante, ma queste sono solamente alcune delle criticità. Ti manca qualcosa secondo te a questo parco? Vediamo che purtroppo sei seduto su una panchina malmessa. Sì, a parte le panchine che sono in condizioni un po', come vedete, non ottimali. Secondo me sarebbe bello qua inserire, impiantare degli attrezzi per fare ginnastica a corpo libero, sbarre parallele. Io sono un grande appassionato di sport, di cultura fisica, e proprio ieri sono venuto qua con un amico e facevo questa riflessione. Secondo me qui è una delle cose che manca. Anche perché lo spazio in effetti ce n'è davvero tanto, però non ci sono servizi in effetti poi per la cittadinanza. Sì. Io non vivo qui da qualche mese, quindi diciamo che non conosco bene ancora tanto la zona, la sto scoprendo adesso, però sì, da quel che vedo insomma manca un po' di roba. E questa è carina. Ma per molto tempo è stata diciamo abbandonata a se stessa, perché gli alberi erano da potare, ultimamente hanno fatto dei lavori, è più vivibile, anche se poi penso che ci sia ancora qualcosa da fare, perché io se porto il cane non riesco a buttare la cacca perché non ci sono i secchi, ma non ci sono le buste. Hanno potato, vede, tutti questi ramoscelli, questi rametti, l'erba un po' alta e non. Andava un po' pulito, rastrellato, però l'hanno lasciati così, non so a chi hanno fatto fare i lavori, la ditta che ha fatto i lavori qual è, però qualcuno avrebbe dovuto poi togliere, vede, questi, ci sono un sacco di cose da togliere. Nonostante la grandezza del parco, sono totalmente assenti sia spazi riservati ai cani che ai bambini. Alcune persone tipo non vogliono che stanno tipo i cani in giro, no? E anche tipo senza guinzaglio, però comunque i cani hanno bisogno di stare liberi e poi questo parco è grande, quindi comunque potrebbero fare un po' di più, insomma. Potrebbero fare anche qualcosa anche per i bambini, proprio anche un parco giochi, ad esempio. Potrebbero mettere tipo là che ci sta il fosso, no? Potrebbero mettere dei ripari, insomma, delle protezioni anche per i cani che li lasciano liberi, potrebbero andare là, insomma. Un po' più di accortezze ci vorrebbero. Sì, esattamente. Soprattutto dopo la pioggia diventa ancora più bello perché si crea un piccolo lago proprio nel cuore del parco che gli dona maggiore fascino. Peccato però che sia stato completamente trascurato. La fontanella andrebbe rimessa in funzione, le panchine sostituite, ma proprio come consigliano i fruitori servirebbero anche aree cani, zone riservate al divertimento dei più piccoli e attrezzature sportive.